Che così quest'anno non si può dire che al carnevale di Fano non c'è un cane. Qui sta la frase scherzosa del presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini, soddisfatto per la riuscita del carnevale Animal Friendly, una passeggiata organizzata con l'associazione Melampo e che ha visto protagonisti i migliori amici dell'uomo. Tra questi 13 ospiti del canile comunale di Fano che si sono radunati al Ponte Storto per poi proseguire fino all'Arco d'Augusto. Per l'occasione hanno indossato dei simpatici cappottini con su cuciti i loro nomi e con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alle adozioni consapevoli che saranno seguite grazie ai volontari da un percorso educativo sia per i cani sia per i loro nuovi padroni. Vogliamo una casa per ognuno di loro perché sono deliziosi, sono equilibrati, sono educati, sanno stare in mezzo alla gente. Io non me l'aspettavo nel modo più assoluto. E ce ne sono altri 200 così. A partecipare all'iniziativa sono stati anche volontari di altre associazioni fanesi come Aramicis, Osiride K9, Emici e Amici. Presenti anche tanti altri animali in abbigliamento carnevalesco. Chi mascherato da lecchino, chi da principessa, chi da coccinella, da ragno, da Spider-Man, da Biancaneve o semplicemente con un fiocco o con un piccolo cappellino posizionati sulla schiena. Pallino invece è stato l'unico gatto che insieme alla sua padrona ha partecipato alla parata. Il prossimo anno si devono organizzare per portare anche i gatti. Io nella mente ce l'ho un'idea. Un'altra proposta invece è arrivata dal sindaco di Fano, Massimo Seri. Lancio una nuova idea. Poiché i cioccolatini fanno male agli animali, sì. Il prossimo anno alla mattina faremo il getto del biscotto. Così è il carnevale anche per loro, per cui non si può non dire che questo è un carnevale per tutti, veramente per tutti. L'appuntamento con gli animali è stato preceduto da altre iniziative, tutte trasmesse in diretta su Fano TV, a partire dall'apertura ufficiale del carnevale in piazza 20 settembre con il complesso bandistico Città di Fano. Credo che sarà una bella edizione del Carnevale, è stato fatto tutto con grande cura dalle carnevalesche e dai collaboratori. Noi abbiamo delle visite guidate per le tre domeniche di Carnevale, quindi si aprono i monumenti, si apre il museo. Ieri c'è stata una bella serata d'umorismo al Teatro della Fortuna, molto partecipata, quindi cerchiamo di far respirare tutta la città con questo evento. Inoltre ieri mattina si è svolta anche la seconda edizione del Carnevale dei Nonni, per il quale si sono susseguiti in Viale Gramsci l'allegria e la voglia di divertirsi delle centinaia di over dei circoli anziani di Sassonia che hanno portato un carretto con il pesce fresco, inoltre quelli di Bellocchi e gli ospiti sia di Famiglia Nova che dell'associazione Genitori Oggi di Montegranaro. In corteo anche le opere dei maestri carristi, tra cui il Pupo e il Bugiardon, Te Dagel Brudet e le mascherate del laboratorio geniale e Costa Parchi, dedicata all'acquario di Cattorica, Oltremare, Aquafan e Italia in miniatura. Attivo anche il percorso del gusto con il Pala Brudetto, la via della dolcezza in via De Serra Valle, la street food in via Buozzi, la piazza di sapori in piazza 20 settembre e lo stand Bovin Mark in via Gramsci con il suo gustoso Mark Burger e inoltre i laboratori didattici per i più piccoli. Proprio ai bambini saranno dedicate le domeniche dell'8 e del 15 febbraio con i mini carri delle scuole e di varie associazioni. Quindi come lo scorso anno arriverà in via Gramsci un'altra ondata di colori fatta di centinaia di alunni in maschera.